Ora torniamo a parlare di economia e vediamo che cosa si muove in un mondo importantissimo come il settore degli investimenti pubblicitari. Una crescita degli investimenti in comunicazione che arriva al più 3%. Apre con questa buona notizia l'Assemblea annuale degli investitori pubblicitari. Più 3% abbondante negli investimenti pubblicitari, con la televisione come sempre fa da traino in Italia, ma tutti i mezzi in crescita. Internet e la stampa che sta arrivando ad un livello di sostenibilità. Una cifra che arriva a pochi giorni dopo lo shock Brexit. Penso che chi abbia veramente da rimetterci sia la Gran Bretagna. Forse per l'Europa si tratta di un'opportunità, anche se tutti temiamo l'effetto domino, e questo però è figlio dell'emotività che dobbiamo controllare. E se l'effetto Brexit si potrà valutare solo nel tempo, il bilancio dell'ultimo anno in tema di comunicazione e pubblicità parla di investimenti in crescita per telecomunicazioni e grande distribuzione. La televisione mantiene la leadership con una quota di investimenti intorno al 50%, cresce la sinergia con la radio e migliora l'investimento su carta stampata che recupera con la parte digitale. Noi siamo la più grande concessionaria indubbiamente d'Europa e stiamo allargando i nostri mezzi. In questi due anni ci siamo allargati enormemente con i nostri mezzi proprio per dare l'opportunità ai centri media e ai clienti di poter scegliere liberamente attraverso un numero di prodotti molto interessanti. La tendenza del mercato è questa, anche perché ci siamo attrezzati bene, insomma abbiamo aggiunto altre bocche da fuoco alla nostra capacità e quindi intendo radio, intendo internet e tutto questo, mi pare che ci siamo mossi bene, quindi speriamo che ci premino.